Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati qui dalla palestra Caporale Maggiore Palumbo per l'esordio stagionale nel campionato di Serie A 2017-2018 della Iomi Pidio Salerno. Quest'oggi la formazione guidata in panchina dal nuovo tecnico Neven Rupez affronta la nuova Teramo. Passiamo subito alla lettura delle formazioni per la Iomi Pidio Salerno, con il numero 1 Elisa Ferrari, con il numero 2 Rita Trombetta, con il numero 4 Ilaria Dalla Costa, con il numero 5 Roberta Motta, con il numero 6 Erika De Somma, con il numero 9 il capitano Antonella Coppola, con il numero 10 Sule Hernandez Gomez, con il numero 11 Vittoria Brewster, con il numero 18 Pina Napoletano, con il numero 23 Giulia Antonia Fabbo, con il numero 24 Siriel Lauretti Matos, con il numero 25 Laura Casale, con il numero 33 Valentina Landri. Il tecnico, come abbiamo già detto, il signor Neven Rupez. Per la nuova Teramo, con il numero 2 Federica Cantu, con il numero 5 Esra Fatima Faris, con il numero 6 Giorgia Panini, con il numero 7 Daniela Maria Palarie, con il numero 10 Rebecca Capone, con il numero 13 Sara Macrone, con il numero 14 c'è Elena Cresa, con il numero 15 Veronica Sandra Cicconi, con il numero 19 Costanza Bergallo, con il numero 21 Alessia Delli Rocini, con il numero 22 Tex Oxy Oxana Paoli, con il numero 23 Monica Mascinati, con il numero 25 Rachele Di Giacomo e con il numero 29 Federica Bucceroni. Il tecnico, anche qui c'è stato un cambio rispetto alla passata stagione, è il signor Serafino Lapreciosa. Gli abiti dell'incontro sono i signori De Marco e Carcea. Ricordiamo che la Iomi Pidio Salerno, nell'esordio in trasferta della prima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, ha battuto il Flavioni Civitavecchia, mentre la nuova Teramo è stata sconfitta dalle mura amiche, dalla neopromossa Oderzo. Tutto è quasi pronto, i saluti di rito prima di dare il via all'incontro, lo ricordiamo ancora una volta, valido per la seconda giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile 2017-2018, di fronte sul 40x20 della palestra Caporal Maggiore Palumbo ci sono la Iomi Pidio Salerno e la nuova Teramo. Tutto quasi pronto a questo incontro. Ricordiamo anche che questo si tratta dell'esordio stagionale in campionato per la formazione salernitana, che comunque qui ha già esordito in Supercoppa battendo e trionfando contro l'Indeco Conversano nello scorso mese di settembre. Tutto è pronto per dare il via a questo incontro tra la Iomi e il Teramo. Vediamo che coach Rupez manda in campo con il numero 12 Monica Brewster, con il numero 33 Valentina Landri, con il numero 2 Rita Trombetta, poi c'è la 10 che è Gomez, la 4 che è Dalla Costa, il capitano il numero 9 Antonella Coppola e la numero 18 che è Pina Napoletano. Si può ora partire con il Teramo in possesso di palla con Oxy Paoli, giro palla della formazione ospite qui quest'oggi. Ancora con Buceroni, Palarie, poi Caso, mette a segno il gol. La numero 2, vede
Kakazu porta in vantaggio il Teramo. Ora è Salerno dal lancio lato che ci prova. Gomez perde la sfera, poi la recupera. Ancora Salerno. Che manovra. Napoletano. Dani chiama lo schema. Ciro palla. Ancora giro palla della Iomi, Napoletano, Gomez, la conclusione termina fuori, quindi nulla di fatto, riparte Palarie per il nuovo Teramo, poi Pavlik, Buscheroni, ancora il Teramo che manovra con Palarie. Palarie si alza, la conclusione, la rete di Daniela Palarie, 2-0 per il Teramo. Riparte ora il Salerno con Valentina Landi, la conclusione, poi nulla di fatto, c'è un fallo però, il fischio del direttore di gara, 9 metri. Ancora Salerno in possesso di palla, la Iomi, finito Salerno. Con Valentina Landi, giro palla, Gomez dalla costa, piazza, tira e segna Ilaria dalla costa, il primo gol per la formazione di Neven Rupez. Ora il Teramo che manovra in attacco con la solita Palarie. Poi Buccheroni, Crese, giro palla, ancora Pavlik, Pavlik serve a Crese, Crese si gira, prova la conclusione, subisce un fallo, fischio dell'arbitro, 9 metri, ancora Teramo in attacco, Palarie, serve a Crese, fermata, fischio arbitrale, 9 metri. Ancora 9 metri per il Teramo. Pavlik in possesso di palla. Crese, serve Buccheroni, poi Palarie si butta dentro, non trova lo spazio. Poi Buccheroni consente di tornare indietro. Ancora Crese, la conclusione, il palo a dirle di no. Riparte il contropiede della Iomi con Capitan Coppola. Però la parata di Bergallo che le dice di no, quindi non cambia il punteggio. E ancora il Teramo che può manovrare in attacco. Siamo sul punteggio di 2-1 per il Teramo dopo 4 minuti di gioco qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Teramo che manovra con Palarie, la conclusione, la parata di Prusser. Quindi non cambia il punteggio, riparte ancora la Iomi. Arriva quindi il pareggio per la formazione di Neven Rupez. 2-2 dopo 5 minuti di gioco. Ora ancora il Teramo nuovamente in attacco con Crese. Poi Casu e la numero 5 Faris, fermata però fallosamente, 9 metri, ancora Teramo in possesso di palla con Palarie, poi Casu ancora, Palarie fermata, ancora contropiede, ancora Napoletano e ancora la rete di Pina Napoletano in contropiede. Salerno passa in vantaggio 3-2 per la Iomi. Con il gol, il secondo gol consecutivo di Pina Napoletano. Ora il Teramo ancora che manovra in avanti. Con Palarie, Buccheroni, Crese. Ancora Palarie. Poi Crese si alza, tira Murata, la sua conclusione, rimessa dalla linea d'angolo. Ancora per il Teramo con Casu, che serve Palarie.
Poi Crese prova a servire, ci riesce, palla lì, è fermata fallosamente però secondo il direttore di gara, 9 metri. Ancora Crese, Pavlik che manovrano per il Teramo, Pavlik si alza, prova la conclusione, smorzata, riparte ancora il contropiede, questa volta con Coppola, Coppola ancora una volta fermata da Bergallo. Costanza Bergallo ferma ancora una volta Capitan Coppola. La rimessa però dalla linea laterale è stata effettuata ancora una volta dalla Iomi, che può ancora manovrare in avanti con Valentina Landri, Gomez, giro palla della formazione salernitana, Gomez si butta dentro, Gomez, Gomez, rete di Sulecki, Gomez che ha visto un buco, si è gettata dentro e ha battuto Bergallo per il 4-2 dopo 7 minuti di gioco. La Iomi PDO Salerno è avanti 4-2 sulla nuova Teramo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, con Teramo che ora però è in attacco, in possesso di palla con Crese. Crese si gira, subisce fallo, cartellino giallo per Sulecki Gomez e 9 metri per la formazione ospite di coach Serafino Labrecciusa. Crese, giro palla ora del Teramo, ancora Crese, Palarie, Palarie fermata ancora fallosamente da Giambetta che becca anche il cartellino giallo, fallo di Giambetta su Palarie, 9 metri per il Teramo. Ancora Palarie, 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 Pazzi, infrazione, riparte Salerno con Rita Giambetta in velocità, poi Giambetta viene fermata con un fallo e c'è il giallo anche per Federica Casu, numero 2 del Teramo. Si era involata Rita Giambetta, poi è stata fermata con le cattive da Federica Casu che si è beccata anche il cartellino giallo. Salerno quindi è ripartita in attacco con Landri, dalla Costa, dalla Costa serve Gomez, poi velocità per Landri che si butta dentro, c'è lo sfondo fischiato a Valentina Landri, quindi riparte il Teramo con Bucceroni, Palarie, giro palla della formazione di coach Labrecciusa. Palarie ancora per Crese, Crese per Palarie, Palarie dentro per la numero 5 Farris che viene fermata con un fallo, arriva il fischio dell'arbitro e quindi il 9 metri. Ancora Teramo in attacco con Palarie che si alza, fa partire la conclusione che beffa Monica Pruster, la rete di Palarie, terza rete per il Teramo. Ora siamo già dall'altra parte con Valentina Landri per la Iomi, Gomez poi sull'ala per Rita Giambetta che la mette in fondo al sacco, realizza ancora un quinto gol Rita Giambetta, 5-3 dopo 10 minuti di questo primo tempo tra la Iomi, Salerno e la nuova Teramo. Ora Pavlik manovra per le ospiti, poi Crese, Palarie, ancora Teramo con Bucceroni, Bucceroni per Crese, la solita Palarie, poi ancora il giro palla, Crese, serve Palarie che si butta nello spazio e la mette dentro, Daniela Palarie, seconda rete personale, quarta rete per il Teramo. Ha visto un buco e si è lanciata nello spazio, Daniela Palarie non ha perdonato. Ora Salerno può manovrare in attacco con Dalla Costa e poi Napoletano, giro palla della Iomi, ancora giro palla, Gomez, Coppola, poi Dalla Costa, serve Napoletano sull'ala, la rete di Pina Napoletano, terza rete personale, sesta rete di squadra per la Iomi, 6-4 il punteggio. Ora è Teramo nuovamente in attacco
con Palarie. Casu, giro palla della formazione ospite. Crese, poi Bucceroni si butta dentro, serve a Crese, ancora Palarie, Palarie che manovra, fermata in qualche modo da Gomez, 9 metri per il Teramo. Bucceroni, Crese, si butta dentro Crese, poi viene fermata con un fallo. Ancora un 9 metri per il Teramo. Palarie si alza, prova la conclusione, colpisce in pieno volto Lida Giambetta, quindi c'è la sospensione per permettere le cure del caso alla numero 2 della Iomi PDO, che ha preso un colpo al volto sulla conclusione di Daniela Palarie, numero 7 della formazione ospite della Nuova Teramo. Si può ora riprendere a giocare con Pruster, che mette in gioco per Valentina Landri. Dalla corsa serve Napoletano, giro palla della Iomi. Gomez, dalla costa, Landri, Gomez ancora, poi la conclusione di Rita Giambetta, altissima però, quindi riparte ancora il Teramo con Oxy Pavlik, Bucceroni, giro palla della formazione della Nuova Teramo di coach La Brecciosa, con Palarie, Crese, ancora Palarie, Palarie, serve Crese, Crese serve Bucceroni, Bucceroni però commette fallo di sfondamento, quindi si riparte, c'è qualcosa che non va, vediamo un po', cartellino giallo per il coach La Brecciosa che stava protestando, tecnico della Nuova Teramo, quindi si riparte. Iniziata intanto in campo Vicky Romeo per la Iomi PDO Salerno con la maglia numero 11 al posto di Rita Trombetta. Romeo ora in possesso di palla, giro del palla della Iomi. Landi, dalla costa, giro palla in velocità, Coppola, dalla costa si alza e tira e segna Ilaria dalla costa per la formazione della Iomi Salerno. Rete numero 7 per la formazione salernitana, che ora però deve difendersi dall'attacco della formazione del Teramo, che ci prova con Palarie, poi Crese. Crese però subisce fallo, giallo per Laura Casale, numero 25. È entrata in campo anche lei al posto di Capitan Coppola per la Iomi. Palarie, Palarie prova a servire Casu, Casu recupera, poi c'è il fallo fischiato su Federica Casu, fallo commesso da Vicky Romeo. Time out chiamato da coach Serafino La Brecciosa del Nuova Teramo, che ha visto un po' in difficoltà la sua formazione e ha chiamato time out per parlarci un po' su. Squadre che tornano nuovamente in campo dopo il time out ordinato da coach La Brecciosa del Teramo. Teramo che è in possesso di palla con la numero 2 Federica Casu.
che serve Paladie. Ciro palla del Teramo. Crese. Ancora Crese si alza, tira, ma Brusser le dice di no. Quindi riparte Romeo in contropiede. Romeo la mette in fondo al sacco. Vicky Romeo per la Iomi, porta 8 le reti della formazione di Rupez. 8-4 il punteggio quando sono già scorsi 14 minuti qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo nel primo tempo del match tra la Iomi, Salerno e la Nuova Teramo. Teramo che ora ha perso il pallone, c'è un'infrazione commessa da Pavlik, quindi cartellino giallo anche per l'ex dell'incontro Oxy Pavlik. Riparte Salerno con Dalla Costa, Gomez, giro palla della Iomi, Gomez, c'è un varco e Gomez non perdona e mette a segno la rete numero 9 per la Iomi PDO Salerno. Tanto cambio nelle fila del Teramo, entrata con il numero 18 Capone al posto della numero 14 Crese. Tanto Paladie in possesso di palla per il Teramo, poi Bucceroni, serve Pavlik che però subisce un fallo, 9 metri. Ancora il Teramo con Paladie che prova la conclusione, fermata, ancora Paladie subisce fallo e c'è il 2 minuti per Valentina Landri. 2 minuti per Valentina Landri della Iomi che ha commesso fallo su Paladie della Nuova Teramo, quindi uomo in più ora per il Teramo che può soffrire anche del 9 metri. Con Farris che serve Casu, poi Bucceroni, Pavlik, giro palla del Teramo che ha un uomo in più. Casu scivola, commette inflazione di passi, quindi non è rete. E può ripartire Salerno con contropiede. Pina Napoletano aggancia la sfera dalla Costa, Casale subisce il fallo. 9 metri. Fallo subito da Laura Casale, tanto fuori Brusser, dentro Coppola per l'uomo in più in attacco, ordinata da coach Neven Rupez. 7 uomini di movimento in campo in casa PDO, 6 alla verità perché c'è Landri fuori per il 2 minuti. Salerno ci prova, sbaglia però, quindi ora deve rientrare frettolosamente Monica Brusser a difesa dei pali. Esce Pina Napoletano. Teramo ha sempre l'uomo in più, può quindi manovrare con Paladie, poi Casu, Bucceroni. Casu si gira, commette fallo di sfondamento, quindi riparte ancora il contropiede. Coppola imbaccata magnificamente da Monica Brusser, la mette in fondo al sacco. Rete numero 10 per la Iomi PDO Salerno. In contropiede lancio millimetrico di Monica Brusser per Capitan Coppola che ha battuto Bergallo. Ora il Teramo che può attaccare con Paladie, poi la numero 11, vediamo, la numero 18 Capone ha realizzato. Tanto Salerno riparte in attacco con Casale, giro palla della Iomi, dalla Costa si alza, serve Romeo, rete di Vicky Romeo. Rete numero 11 per Salerno, 11-5 per la Iomi.
Tanto cambio ancora nelle fila del Teramo, che può attaccare fuori, fuori Bucceroni, dentro Crese. Casu in possesso di palla per la formazione ospite. Palarie, Crese, giro palla del Teramo. Pavlik si butta dentro, poi serve Crese. Palarie ancora, fermata con un fallo, 9 metri per la formazione ospite. Ancora Teramo che può attaccare con Crese, Casu, giro palla, Palarie si alza, tira ma sbaglia, Prusser le dice di no, quindi riparte il contropiede. Ancora Romeo, rete di Vicky Romeo, ancora una volta imbeccata alla perfezione da Monica Prusser. Ancora un lancio millimetrico del portiere salernitano per la numero 11, che non ha sbagliato e ha battuto Bergallo per il gol numero 12 dell'Aiomi PDO Salerno, 12-5 ora il punteggio. Teramo prova in qualche modo a imbastire un'azione d'attacco, viene fermata con un fallo. Palarie, Casu, Crese, ancora Palarie, giro palla del formazione ospite. Crese poi sbaglia, in qualche modo recupera Palarie, poi Crese, la conclusione parata da Prusser. Riparte quindi l'Aiomi con Gomez per Coppola, rete del capitano Antonella Coppola, che tutta sola non sbaglia e mette a segno il gol numero 13. 13-5 il punteggio del match tra l'Aiomi Salerno e la Nuova Teramo, quando siamo giunti al 20° minuto del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Palarie ora manovra per la formazione ospite, poi Casu, giro palla, ancora Casu prova a cercare lo spazio, subisce fallo, 9 metri per la formazione di coach Labrecciusa. Ancora il Teramo che manovra, Crese la mette dentro, Crese, rete numero 6 per la formazione ospite, 13-6 il punteggio. Ora Salerno può manovrare in attacco, possesso Aiomi con Casale, Romeo, Lauretti Matos si butta dentro, subisce il fallo e c'è il cartellino giallo per Bucceroni per il fallo commesso. 9 metri per l'Aiomi, fallo è stato commesso sulla numero 24 Lauretti Matos. Intanto time out questa volta ordinato da coach Neven Rupez, che vuole organizzare la manovra di attacco della propria formazione quando mancano 9 minuti alla fine del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Squadre che tornano nuovamente in campo dopo il time out ordinato da coach Neven Rupez della Aiomi Salerno. Formazione salernitana che usufruisce anche del 9 metri sulla sfera in possesso di Capitan Coppola, che serve Casale, giro palla, Casale perde la sfera, quindi può ripartire Palarie in contropiede per Teramo.
Palarie, il fallo. Quindi 9 metri su per la formazione ospite. Brusser ci aveva messo una pezza con una parata, ma è arrivato il fischio degli arbitri, quindi ancora possesso Teramo. Con Casu, Palarie, giro palla della formazione di coach La Brecciosa, con Crese che si butta nello spazio. Ancora un 9 metri. Ancora il Teramo con Pavlik che gira la sfera. Crese, Casu, poi Palarie si butta nello spazio, non c'è però il varco, quindi si deve ricominciare da Crese. Crese perde la sfera ma con un fallo, quindi ancora un 9 metri per la formazione ospite della nuova Teramo. Crese si alza, tira, ma Prusser le dice di no, recupera però la sfera Capone, quindi ancora formazione ospite in possesso di palla. Ancora in attacco con Casu, poi ancora Palarie si alza, Murata la sua conclusione, rimessa dalla linea d'angolo. Ancora il Teramo in possesso di palla con Oxy Pavlik che serve Crese. Palarie, Casu, giro palla del Teramo. Palarie si butta dentro, Palarie subisce il fallo. Ancora 9 metri, un po' di scena da parte di Palarie ogni volta che viene toccata, poi prova la conclusione che viene però stoppata. Riparte ancora Salerno in contropiede con Romeo che la mette in fondo al sacco. Ancora un lancio millimetrico di Prusser per Romeo e rete numero 14 per la Iomi, 14-6 il punteggio quando sono trascorsi 24 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Ancora Palarie si butta dentro, rete assegnata a Palarie e poi il 2 minuti, vediamo un po' per Romeo, 2 minuti per Romeo, uomo in più quindi per il Teramo, 14-7 il punteggio. Cambia ancora una volta in campo, ora c'è Trombetta con la maglia numero 2 per la Iomi. Rientrata anche Landri, tanto Trombetta para Bergallo, quindi nulla di fatto. Riparte il Teramo in contropiede con Palarie. Casu si butta dentro, Brusser le dice di no, ma arriva il fischio degli arbitri che comandano il 7 metri. Fallo su Federica Casu, numero 2 della formazione del Teramo. 7 metri. Palarie presumibilmente andrà lei al tiro dei 7 metri. Infatti così è. Palarie contro Monica Prusser. Arriva il fischio degli arbitri, parte Palarie. Prusser non può nulla, quindi Palarie realizza il 4° gol personale ed il 7°, anzi l'8° gol per la sua squadra. 14-8 il punteggio. Salerno ora può manovrare con Trombetta, poi Landri, marcatura d'uomo su Gomez. Intanto Salerno ci prova con Trombetta che realizza dall'ala in Trombetta, gol numero 15 per la Iomi, 15-8 il punteggio tra Iomi e Nuova Teramo. Teramo che ora manovra con Crese, giro palla con Pavlik. Crese ancora, Palarie si butta dentro, poi serve Capone, consente di tornare indietro Capone, poi Capone, Murata in qualche modo, poi un po' di confusione, recupera ancora la sfera il Teramo. C'è Pavlik che subisce il fallo, 9 metri per la formazione ospite di coach La Brecciosa. Palarie,
Casu. Cito palla delle ospiti. Con Crese. Palla lì. Ancora Crese. Casu. Subisce un colpo. Crese. 9 metri. Ancora Teramo in possesso di palla. Con Pavlik. Poi Casu, serve Crese, Crese, Crese ancora, infrazione fischiata in attacco al Teramo, quindi riparte l'Iomi con Landry. Landry fermata, è già anche Erika De Somma, numero 6 per la formazione di casa, l'Iomi, che ora ha battuto il 9 metri, ha servito dalla corsa, poi giro palla dell'Iomi. Ancora Lauretti Matos per dalla corsa, poi Giombetta la mette in fondo al sacco. Ancora un gol, il terzo di Rita Giombetta. 16-8 per l'Iomi contro il Teramo a 2 minuti e 38 dalla fine del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Teramo che ora può attaccare. Sbaglia però, c'è il fallo su Palarie, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Faris batterà il 9 metri per il Teramo, poi Palarie, Crese per Palarie che perde la sfera malamente, riparte in contropiede la Iomi con Casale che subisce il fallo. 9 metri, fallo su Casale. Vediamo un po', bisogna asciugare il terreno, forse c'era un 2 minuti su questo fallo commesso su Laura Casale, non sono stati dello stesso avviso gli arbitri De Marco e Carcea che hanno concesso solo il 9 metri, forse c'era, lo ripetiamo, ancora un 2 minuti, però va bene così, 9 metri per l'Iomi. Dalla costa giro palla trombetta Lauretti Matos ancora per trombetta ancora lei la mette in fondo al sacco Rita Trombetta, rete personale numero 4 e numero 17 in casa Iomi per questo incontro, qui lo ricordiamo, c'è la Iomi e la nuova Teramo, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile. Intanto in qualche modo si salva Teramo con Bergallo in questa azione di contropiede dopo il pasticcio commesso in attacco, quindi può ripartire ancora Teramo che però sbaglia ancora, rimessa laterale per la formazione di coach Neven Rupez. Ancora Crese subisce il fallo. Fallo su Landry. Mancano 50 secondi alla fine del primo tempo. Salerno in possesso di palla con Dalla Costa. Landry. Ancora giro palla dell'Iomi. Dalla Costa prova la conclusione. Deviata però da Bergallo, nulla di fatto, non cambia il punteggio, può ripartire il Teramo in attacco con Pavlik, poi Crese fermata con un fallo, Bucceroni è stata fermata con un fallo, quindi 9 metri per il Teramo ancora in possesso di palla con Palarie, serve Capone la parata di Prusser, riparte l'Iomi in contropiede con Casale perde il controllo della sfera, peccato Laura Casale, finisce così il primo tempo 17-8 per l'Iomi Pidio Salerno contro la nuova Teramo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. A risentirci per i secondi 30 minuti.
Secondo tempo del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, già la Iomi PDO Salerno e la nuova Teramo di coach Serafino Labrecciosa. Primo tempo, lo ricordiamo, si è concluso sul 17-8 per la formazione allenata da coach Neven Rupez. Tutto è pronto ora per questi secondi 30 minuti di gioco. C'è la formazione campione d'Italia in carica, il Teramo, partiti in questo momento con la Iomi in avanti. Napoletano, giro palla, Gomez, Landri, marcatura d'uomo su Valentina Landri, dalla costa serve Gomez, Gomez il palo a dirle di no, poi ancora Coppola, Coppola, Coppola subisce il fallo, 9 metri. Ancora Iomi Salerno in possesso palla, con Trombetta, giro palla, dalla costa la conclusione, la rete di Ilaria dalla costa. Rete numero 18 per la formazione salernitana. Ora il Teramo che può attaccare, lo fa con Palarie, Crese in possesso palla, Bucceroni, Palarie, serve Casu, costretta di tornare indietro, di lì non si passa, poi Crese batte Ferrari, è entrata in campo al posto di Monica Brusser, Elena Crese, tanto cambia quindi ancora il punteggio 18-9 qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. La Iomi ora può manovrare in attacco con Dalla Costa, poi Gomez, Gomez si butta dentro e realizza il gol numero 3 personale e numero 19 per la Iomi. Teramo ora può manovrare, possesso della nuova Teramo con Bucceroni, giro palla, Crese, Palarie, il fallo subito da Palarie, 9 metri, Faris, serve ancora Palarie, poi Crese prova a trovare un varco che non c'è, poi lo trova in qualche modo ma perde la sfera Palarie, riparte in contropiede, lancio millimetrico per Napoletano di Elisa Ferrari e Pina Napoletano la mette in fondo al sacco. Rete numero 20-9 per la formazione di casa guidata da Neven Rupez. Quando sono trascorsi 3 minuti qui del secondo tempo del match, tanto il Teramo che in possesso palla con Bucceroni, Casu sull'ala, poi Palarie, Crese, ancora Palarie, Casu dall'ala, sbaglia, quindi rimessa per la Iomi affidata al numero 1 Elisa Ferrari, serve Valentina Landri, ancora la Iomi con Gomez, poi giro palla, ancora Valentina Landri per Pina Napoletano, infrazione d'aria fischiata Pina Napoletano, quindi nulla di fatto, quindi non cambia il punteggio, il possesso che ora è nelle mani del Teramo. Crese, Bucceroni, Palarie, ancora giro palla del Teramo, Palarie la conclusione, il palo rimessa per il Teramo ancora, Palarie, Crese la conclusione, la traversa di Ledino, poi Ferrari recupera la sfera e fa ripartire il contropiede di Napoletano.
Napoletano, Napoletano, rete ancora di Pina Napoletano, rete numero 5 personale e numero 21 per la IOMI Salerno, 21-9 dopo 5 minuti del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore. C'ha Palumbo, c'ha la IOMI Salerno e la Nuova Teramo. Nuova Teramo ora in possesso di palla con Crese. Pavlik, Pavlik, la conclusione, la rete di Oksana Pavlik, rete numero 10 per il Teramo, 21-10. Salerno ora in possesso palla con Gomez, Landry, ancora Coppola, dalla corsa si alza e tira, la traversa però le dice di no, quindi riparte il Teramo con Palarie, Palarie, Palarie per Pavlik, 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 il pallonetto di Pavlik, la rete, seconda rete di Oksana Pavlik, numero 22 del Teramo, rete numero 11, poi dall'altra parte ribaltamento di fronte, rete di Dalla Costa, numero 22 per rete numero 22 per l'IOMI, 22-11. Poi c'è un problema, vediamo un po', tanto però si continua a giocare, un colpo rimediato da una giocatrice del Teramo che si è accomodata in panchina. Teramo che ora è in possesso di palla con Palarie, poi Palarie, Palarie, il fallo, 9 metri, ancora il Teramo in possesso con Casu, Pavlik, Pavlik, la conclusione è murata, Palarie recupera, Casu, Casu, rete di Federica Casu, rete numero 12 per il Teramo. Salerno ora già dall'altra parte realizza con Rita Trombetta, rete numero 23 per l'IOMI, 23-12 il punteggio. Teramo ora possesso con Pavlik, poi time out chiamato da coach La Brecciosa al ottavo minuto del secondo tempo, chiama time out il tecnico della formazione abruzzese quando siamo sul 23-12 per l'IOMI Salerno. Squadre che ritornano in campo dopo il time out ordinato da coach La Brecciosa del Teramo. Formazione abruzzese che possesso palla con Crese e Bucceroni che manovrano, poi Casu, giro palla, Palarie si alza, trova la conclusione parata però da Elisa Ferrari che fa ripartire in contropiede l'IOMI con Landry, Landry, Landry in fondo al sacco, la sua conclusione, prima rete di giornata per Valentina Landry, gol numero 24 per l'IOMI. Ora ancora possesso Teramo con Crese, Casu, Palarie, palla della formazione abruzzese della Nuova Teramo, Crese, serve Casu, Casu ancora, subisce fallo e c'è un 2 minuti per Sule Gomez per il fallo su Federica Casu, uomo in più per il Teramo, quindi che può soffrire anche del 9 metri. Casu, giro palla per Pavlik, poi Crese,
palla lì, serve Capone. Capone, la sua conclusione però è alta, quindi nulla di fatto. Intanto fuori Capone, dentro Macrone per la formazione ospite e uomo di movimento in più per la formazione della Iomi, che fa uscire il portiere Elisa Ferrari e manda in campo Vicky Romeo. Ancora Landry, poi Dalla Costa. Dalla Costa fermata fallosamente. Ancora Iomi, possesso di palla con Valentina Landi, passivo per la formazione di coach Rupez, che però perde la sfera. Pavlik per il Teramo, poi Crese. Tanto fuori di nuovo Macrone, dentro Capone per la formazione del Teramo, che può manovrare con Palarie. Poi Crese si butta nello spazio, subisce il fallo, 9 metri. Ancora Palarie. Crese. Palarie. Poi ancora Crese, serve Casu. Casu si butta dentro, viene fermata, c'è il fallo. Il 2 minuti per Pina Napoletano della Iomi e 7 metri per la formazione abruzzese. Palarie va dalla linea dei 7 metri, questa volta contro Elisa Ferrari. Tutto è pronto, arriva il fischio dell'arbitro, parte Palarie, la conclusione parata da Ferrari. Non cambia il punteggio, Palarie sbaglia il 7 metri, anzi Ferrari che le dice di no. Salerno che ora è in possesso con Gomez, poi Landry, Casale, Gomez, giro palla per la Iomi. Gomez vede il varco, serve Landry che però viene fermata alla sua conclusione dal palo, poi Coppola recupera ancora, fermata fallosamente da Pavlik, 9 metri per la Iomi. Tanto fuori ancora Ferrari per l'uomo di movimento che questa volta è Rita Trombetta in casa Iomi. Gomez prova la conclusione, realizza all'incrocio dei pali Sule Gomez, gol numero 25 per l'Iomi, 25-12 il risultato qui alla palestra Caporale Palumbo tra l'Iomi e il Teramo. Tanto c'è un fallo su Palarie, quindi il 9 metri per la formazione abruzzese. Casu, Pavlik. Ancora giro palla, Crese si alza, prova la conclusione ma ancora nulla di fatto. Può ripartire l'Iomi. Ancora Trombetta nuovamente in campo per l'uomo di movimento. Con Dalla Costa l'Iomi manovra. Poi Trombetta si butta dentro e la mette in fondo al sacco. Rete di Rita Trombetta, rete numero 6 personale di Rita Trombetta e numero 26 per l'Iomi, 26-12, con Teramo in possesso ora. Giro palla della formazione ospite con Pavlik. Casu che perde però la sfera, poi fallo e quindi riparte ancora Casale. In qualche modo aggancia la sfera, Casale, Casale, rete di Casale che batte la numero 21 Alessia Delli Docili, entrata a difesa dei pali del Teramo al posto di Bergallo,
numero 21. E poi sono due minuti, vediamo per Oksana Pavlik del Teramo. Quindi due minuti per Pavlik che abbandona temporaneamente il campo, superiorità per Raiomi. Intanto è sempre il Teramo in possesso di palla con Palarie, Crese, giro palla, Palarie si alza, poi viene fermata, fallo, 9 metri, Bucceroni, ancora Teramo in possesso di palla con Bucceroni, poi Palarie, ancora Bucceroni, Palarie si gira, dove servire Bucceroni che viene però fermata, fischio degli arbitri, riparte Salerno, Coppola, Coppola si gira, Coppola, rete di Coppola, il capitano realizza il terzo gol personale, il gol numero 28 per la Iomi, 28-12 in risultato tra la Iomi Salerno e la Nuova Teramo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo dopo 15 minuti del secondo tempo. Possesso ora del Teramo che ci prova con Palarie che viene però fermato dall'intervento di Elisa Ferrari, la conclusione, quindi riparte ancora Gomez per Coppola e rete ancora del capitano Antonella Coppola, rete ancora numero 29 per la formazione di casa. Tanto fuori il capitano Coppola, dentro la giovane Erika De Somma, numero 6. Teramo in possesso con Crese che si butta nello spazio, fermata con un fallo da Casale, 9 metri. Casu, manovra per la formazione ospite, Palarie, fermata ancora con un fallo, 9 metri. Poi Capone per Bucceroni, ancora Crese, fermata con un fallo, 9 metri. Tanto rientra Pavlik che ha scontato i due minuti di penalità, quindi passivo per il Teramo che si prova con Palarie che realizza il gol. Daniela Palarie, numero 5 personale e numero 13 della formazione ospite. Tanto Salerno ci prova con Trombetta che però sbaglia. Può ripartire Crese per il Teramo, poi Bucceroni, Palarie, Pavlik, giro palla della formazione ospite, ancora Casu, si butta nello spazio e realizza ancora Federica Casu, gol numero 3 personale, numero 14 per la formazione ospite. Ora riparte Salerno con Gomez, dalla Costa, Casale, dalla Costa, giro palla della formazione di Neven Rupez con Trombetta, Gomez, dalla Costa, Trombetta si butta dentro, la parata però di Deli Docili, poi il fischio degli arbitri, quindi possesso per il Teramo che riparte con Palarie per Crese, poi Bucceroni, Palarie ancora, si butta nello spazio, serve ancora Bucceroni, Crese si alza, tira, palo a dirle di no, rimessa quindi e possesso Iomi con Gomez che lancia Erika De Somma, De Somma il palo a dirle di no, peccato, poi l'infrazione fischiata a Vicky Romeo, quindi possesso del Teramo con Deli Docili, numero 21, poi ancora Bucceroni per Crese, anche Cicconi con il numero 15 nelle fila della formazione di coach Labrecciosa. Palarie si butta nello spazio e realizza ancora un gol, gol numero 6
personale per Daniela Paladie e numero 15 per la formazione della Nuova Teramo. Possesso da per l'Aiomi con Casale, Dalla Costa, poi Gomez, giro palla per la formazione padrona di casa, ancora Gomez, Casale, poi Dalla Costa, giro palla ancora con Gomez per De Somma, che realizza il gol anche la giovane numero 6 della formazione salernitana. Rete anche per Erika De Somma, gol numero 30 per la Iomi, 30-15 il punteggio quando sono trascorsi 20 minuti del secondo tempo del match tra la Iomi e la Nuova Teramo. Nuova Teramo che ora è in attacco con Paladie, che subisce fallo, quindi il fischio degli arbitri è il 9 metri. 9 metri per la formazione abruzzese di coach Serafino Labrecciosa, che può manovrare con Cicconi, poi Crese serve Paladie sbaglia, poi recupera però Bucceroni che la mette in fondo al sacco. Rete di Bucceroni, numero 29 del Teramo. Ora possesso per Salerno. Ferrari recupera in qualche modo dopo la disattenzione dell'Aiomi. Poi Romeo, rete di Vicky Romeo, rete numero 5, personale numero 31 per la formazione della Iomi Pedio Salerno. Ancora ora possesso per il Teramo. La Iomi deve difendersi dall'attacco di Paladie, poi Crese, la conclusione finisce però fuori. Riparte quindi la Iomi con Ferrari, per Gomez, Lauretti, Matos, Casale, intanto fuori Gomez, Reggio Pina Napoletano in casa Iomi Pedio Salerno. Napoletano che si sistema sull'ala, Casale prende il ruolo di centrale, ciombetta, poi ancora viene fermata, riparte il contropiede della formazione ospite con Faris la mette dentro, rete di Faris, Ezra Fatima Faris realizza il gol. Poi ancora Salerno con Pina Napoletano in velocità dall'altra parte, sesto gol personale per Pina Napoletano e gol numero 32 per l'Aiomi, 32-17 il punteggio tra l'Aiomi e la Nuova Teramo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Teramo che ora manovra con Crese si butta nello spazio, subisce il fallo, 9 metri per le abruzzesi. Crese ancora, Cicconi, Bucceroni, Paladie, si alza, tira, ma Ferrari le dice di no e poi recupera anche la sfera, quindi possesso Iomi con Valentina Landri, numero 33 che serve trombetta, numero 2, rete, numero 7 personale per Rita Trombetta e numero 33 per l'Aiomi, 33-17 il punteggio. Fuori Paladie intanto nel Teramo, intanto Crese manovra per la formazione abruzzese, Casu si gira, perde la sfera ma c'è il fischio degli arbitri, è già da Capone al posto di Paladie, intanto Crese gira la sfera per le abruzzesi con Bucceroni che serve Casu per Crese ancora, Crese si alza, la conclusione deviata, rimessa dalla linea d'angolo, ancora per le abruzzesi con Cicconi,
che chiama lo schema, serve Crese. Casu, Bucceroni, giro palla della formazione di coach La Brecciosa. Casu in qualche modo recupera la sfera, serve Crese. Passivo per il Teramo. Conclusione quindi di Crese affrettata, può ripartire Salerno in contropiede, ancora De Somma, in qualche modo De Somma, De Somma, la rete numero 2 personale di Erika De Somma, numero 6 giovanissima atleta della formazione salernitana, prodotto del vivaio, del florido vivaio dell'Aiomi. Erika De Somma, maglia numero 6, non perdona e mette a segno il gol numero 34 per l'Aiomi. Secondo gol personale di giornata. Tanto Casu ci prova dall'altra parte, subisce però il fallo. 9 metri. Ancora Teramo in possesso di palla. Giro palla con Casu, Bucceroni, Capone. Ancora bisogna ricominciare, non ci passa di lì. Casu, serve Cicconi, Cicconi sbaglia. Quindi rimessa per l'Aiomi. Ferrari, serve Landri. Fuori Casu, dentro Palari per il Teramo intanto. Intanto fuori Napoletano e dentro un altro giovane prodotto del vivaio, del florido vivaio di casa Aiomi. La numero 5, Roberta Motta. Questo ci spazio anche per lei. Sul parquet di Serie A, Lauretti Matos, serve Giambetta che realizza ancora un gol, numero 8 personale per Rita Giambetta e numero 35 per la formazione di casa guidata da coach Neven Rupez. 35-17 quando mancano 5 minuti e 30 alla fine del match. Tanto dall'altra parte ci prova Teramo che però non realizza. Ora Motta, Motta in qualche modo commette però infrazione, sfondamento fischiato a Roberta Motta. Cambio di possesso, Teramo con Pavlik. Crese, tanto girandola di campi nel Teramo, è uscita di nuovo Capone, entrata con la numero 25 Rachele Di Giacomo. Tanto Palarie realizza il gol numero 18 per la propria squadra, il numero 7 personale. Intanto ancora un altro cambio nelle fila della formazione di coach La Brecciosa, è entrato il numero 13 che è Sara Macrone. Tanto ancora un prodotto del vivaio in campo. C'è tanto vivaio in questo momento in campo in casa PDO, frutto dell'ottimo lavoro svolto dalla società del presidente Pisapia. È entrata anche la numero 23 Giulia Antonia Fabbo, che serve ora Giambetta che prova la conclusione, che però viene parata. Tante giovani in campo adesso per l'Aiomi, che però deve difendersi dall'attacco di Pavlik che subisce fallo. 9 metri. Tanto cambia ancora tra i pali nelle fila della formazione abruzzese. Fuori Delli Rocini, è entrata la numero 6 Falini. Tanto Pavlik prova in qualche modo, subisce fallo, fallo commesso dalla giovane Roberta Motta, maglia numero 5. Ora è il possesso Pavlik per il Teramo che prova la conclusione murata, riparte in contropiede Fabbo che serve Vicky Romeo, Vicky Romeo in contropiede, rete di Vicky Romeo, ancora l'Aiomi in rete, rete numero 36 per la compagine di coach Neven Rupez. Possesso per il Teramo con Crese, Palarie. Serve ancora Crese che prova la conclusione, parata ancora da Elisa Ferrari che può lanciare il contropiede di Erika De Somma per Roberta Motta.
Roberta Motta, la rete anche della giovanissima Roberta Motta. Numero 5, Roberta Motta, anche lei prodotto del vivaio floridissimo della Iomi Salerno, realizza il gol in Serie A, la numero 5 della formazione salernitana. In campo tanto vivaio in questo momento per della Iomi. Ora ci prova Teramo che però viene fermato, c'è il fallo. E il 2 minuti per Laura Casale. Quindi 2 minuti per Casale che ha commesso fallo. Quindi uomo in meno per l'Iomi. Però in possesso palla con Fabbo. De Somma. Uomo di movimento in più per ordinato da coach Rupez, che manda Rita Giombetta in campo e tira fuori dal 40 per 20 Elisa Ferrari. Quindi ancora Lauretti Matos in possesso per l'Iomi. Fabbo per Giombetta. Giombetta si alza e realizza ancora un gol, gol numero 9 personale di Giombetta, e numero 38 per l'Iomi di coach Rupez. 38-18 quando manca 1 minuto e 30 alla fine del match. Intanto segna Palarie dall'altra parte. Palarie, gol numero 8 personale, numero 19. Intanto Motta subisce fallo. Roberta Motta, numero 5. E nuovamente coach Rupez manda Romeo in campo con numero 11, uomo di movimento al posto del portiere Elisa Ferrari. Iomi in possesso con Fabbo. Giro palla, quando manca un minuto alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, tra la Iomi e il Teramo. Lauretti Matos, la conclusione e la rete di Lauretti Matos, ed è numero 39, 39-19 per la Iomi. Ora Crese si butta nello spazio ma viene fermata con un fallo, 9 metri.